La mia esperienza in Libano raccontata dal Bosco. In Libano ci andai per una settimana nell'aprile 2019, volo Berlino con scalo ad Atene, 20 ore di scalo ad Atene, così ebbi anche la possibilità di visitare la parte storica di Atene, ritornai all'aeroporto di Atene, volo in piena notte Atene-Beirut. Arrivato nella bellissima capitale del Libano, Beirut, in profonda notte, presi un taxi che mi portò dall'aeroporto all'hotel a Beirut. Il taxi guidato da un venezuelano, mi ricordo, trasferitosi lì per lavoro, perché, ebbene sì, quando io andai in Libano nel 2019, aprile 2019, c'era ancora una grande atmosfera di speranza per il futuro. Purtroppo sappiamo tutti che gli eventi che hanno caratterizzato il 2020 dal 2020 in poi colpirono duramente la bellissima nazione del Libano. Più duramente, scusatemi il termine, passatemelo, più duramente rispetto alla media delle nazioni intorno al mondo. Mi limiterò a descrivervi la mia esperienza in Libano dal punto di vista fisico. Non menzionerò niente di geopolitico, perché prima di tutto non ci capisco niente di geopolitica. Secondo, la geopolitica del Medio Oriente è molto, come si può dire, è molto complessa da capire, anche per chi è un esperto di geopolitica. La geopolitica del Medio Oriente è di una complessità, tutti sappiamo, no? A cosa mi riferisco. Il Libano, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista geografico, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista climatico, dal punto di vista della gente, dal punto di vista culinario, è un paradiso. Un paradiso, secondo me, anche leggermente superiore rispetto al Brasile, terra che io adoro. Però in Brasile, per esempio, non c'è tanta possibilità di sciare, mentre in Libano ce ne sono tantissimi. Partiamo proprio dalla capitale, Beirut. Beirut, secondo me, è tipo una Berlino, almeno nel 2019, però geograficamente, paesaggisticamente, messa molto meglio. Ci sono tantissimi giovani, c'è una scena culinaria molto variegata, tanti hipster. Però Beirut è una città che tu nell'arco di un'ora puoi andare dalla spiaggia nel Mar Mediterraneo, dalla spiaggia salire fino a su sul cucuzzolo di montagne alte fino a 3000 metri, dove ad aprile 2019, scusate, mi ricordo, ancora nevicava, e nevicava di brutto. Quando sono andato dalla spiaggia di Beirut, dalle spiagge di Beirut fino al cucuzzolo della montagna vicino a Beirut, alta 3000 metri, c'era un casino di neve e gli impianti sciistici erano aperti. Dunque non mi sembra una cosa da poco poter andare al mare ed andare a sciare nell'arco di un'ora, e da questo punto di vista Beirut è una favola. Poi dal punto di vista architettonico, ma veramente è un orgasmo per gli occhi. Per esempio, quando arrivai a Beirut, il giorno dopo del viaggio mi svegliai, la cosa che mi colpì, no, furono tutte queste moschee alle 5-6 di mattina a cantare una dietro l'altra, mentre fissavo lo skyline di Beirut. Mi sembrava di stare tipo nel set di un film, da pelle d'oca, da pelle d'oca. Poi, oltre a Beirut, ci visitammo anche Tripoli. Tripoli, da non confondere con la Tripoli della Libia, anche una città veramente bella, più tranquilla, molto più tranquilla, storica. Oh, raga, in Libano la storia è presente ad ogni angolo del paese. È un reperto storico anche il Libano. La cosa che purtroppo devo dire dello stupendo Libano
è che alcuni esseri umani, ahimè, la trattano un po' male, perché per esempio, purtroppo, ahimè, soprattutto Beirut, il Libano risulta molto sporco, cioè c'è sporcizia veramente ovunque, è colpa di umani da qualsiasi angolo del pianeta Terra, turisti compresi, che vanno lì e non gliene frega niente di curare una terra bellissima come il Libano. Il Libano, ahimè, dal punto di vista spazzatura è messo molto male. Dal punto di vista traffico, quella è un'esperienza, perché guidare in Libano, secondo me, a primo acchito potrebbe sembrare difficile, invece è facile, perché è talmente caotica che gli automobilisti non rispettano nessuna regola. Cioè tu puoi fare quello che vuoi, puoi anche fare un piccolo incidente, tipo dare una bottarella a qualche macchina e nessuno ti dice niente. Infatti le automobili in Libano, mi ricordo, erano tutte piene di graffi, cose che però, no, se tu ci pensi, non stanno a perdere troppo tempo su graffietti, stare dietro a scartoffie burocratiche se accade un incidente piccolino, no? Questa cosa la apprezzo, perché tanto un'automobile è fatta solamente per andare da A a B, se ha qualche graffietto, ma chi se ne frega, cioè, nel senso, non ho tempo da perdere se succede un piccolo incidente a stare dietro le scartoffie burocratiche, ma chi se ne frega, lascia la macchina con qualche graffietto e buonanotte al secchio. Dunque io non posso che raccomandare il Libano, è un paradiso, veramente un paradiso. Un po' potrebbe essere trattato meglio da alcuni esseri umani, però è veramente un paradiso. Tranquilli che a mio avviso non è una terra pericolosa, mi sono sentito sempre molto al sicuro. Magari i telegiornali, no, i media tendono a descrivere il Libano sempre con questa nota, no, di guerra, di tensione, ma poi alla fine, come sempre, quando ci vai di persona, vedi che non è esattamente così, anzi, dirai a te stesso, ma perché sono stato a sentire i telegiornali quando, se li avrei ascoltati fino in fondo, mi sarei perso una gemma come il Libano. Andateci ragazzi, adesso non so la situazione come è dal punto di vista viaggiare verso il Libano, mi dovrei informare. Queste sono notizie, ripeto, risalenti al 2019. Che bel ricordo del Libano, che bel ricordo. Ciao ragazzi.